In DDS-CAD 16 la gestione del quadro di distribuzione viene portata ad un livello completamente nuovo. Infatti, in questa nuova versione abbiamo introdotto diverse nuove funzionalità per il Distribution Board Manager. Da ora è possibile utilizzare la funzione di trascinamento per inserire facilmente i quadri di distribuzione nel modello. In alternativa, è possibile collegare i sottoquadri di distribuzione a un quadro principale tramite la funzione di trascinamento. Per migliorare la visualizzazione all'interno di grandi progetti, l'indicazione dei tracciati si può ritrovare nella finestra dei quadri. Inoltre, la finestra di dialogo è perfettamente collegata alla lista dei circuiti e alla finestra delle proprietà. In questo modo tutte le informazioni di cui si necessita saranno a disposizione in un unico posto. Inoltre, da ora il Distribution Board Manager è in grado di indicare anche i sovraccarichi, ma non è tutto. Infatti anche gli schemi elettrici e i report si potranno generare direttamente dal Distribution Board Manager. Come si è avuto modo di dimostrare, la gestione dei quadri con DDS-CAD 16 è facile, efficiente e veloce. Se vuoi vedere altri video come questo, iscriviti al canale e clicca sul campanello per essere avvisato sulla pubblicazione di nuovi video.